Carissimi, mi permetto di entrare ancora una volta nelle vostre case per dirvi anzitutto buon Natale. Il Natale è la festa della famiglia, è la festa dei regali. Ma se prima non accettiamo il regalo più grande, che è quello che abbiamo ricevuto da Dio, il Verbo che si è fatto carne, il bambino nel presepe, guardate che bel Gesù bambino. A Lui rivolgiamo le nostre preghiere. Mi rivolgo a voi, famiglie, perché se mi rivolgessi solo ai bambini, a parte che mi capirebbero molto di più, ma mi rivolgo a voi, perché voi dovete trasmetterlo ai vostri figli. Un amore appassionato per Cristo, per imparare ad avere un amore appassionato tra di voi in famiglia. Allora sì, soprattutto se non vi siete limitati a fare l'albero di Natale, basta, ma anche un bel presepe. Piccolo quanto sia, ma bello. Bello per ricordare che il Verbo si è fatto carne. E allora l'augurio del Vescovo, forse ripetitivo, ma è fondamentale. Sapete perché il Verbo si è fatto carne? Perché la carne di Cristo diventò verbo, cioè lo vedemmo, lo hanno visto i nostri antenati, cioè quelli che erano contemporanei a Gesù, mentre camminava per le loro strade, mentre raccontava parabole, faceva miracoli, moltiplicava i pani e i pesci. Ma oggi l'augurio che Gesù ci fa. Sì, voi vi intenerite davanti alla capanna, alla grotta, a lui, all'asinello, a Giuseppe e Maria, ma vi intenerite ancora davanti ai poveri? Vi intenerite ancora quando vi rendete conto che magari in questi giorni a pranzo mancherà un figlio o un nipote o qualche parente caro solo perché c'è stata una piccola chiacchiera. Allora l'augurio del Vescovo è molto semplice. Col cellulare fate una telefonata, augurate buon Natale e sarà Natale anche nel vostro cuore. Auguri a tutti e che la benedizione di Dio Onnipotente, perché il Figlio si è fatto carne, scenda su di voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Auguri da parte del Vescovo e che sia un Natale di vera gioia interiore e che non manchi la partecipazione alla Santa Messa. Ancora buon Natale.